Un saluto a tutti gli amici di Ritbo, siamo qui nello stand di Garmin dove stiamo provando, stiamo dando una rapida occhiata al nuovo Activity Tracker presentato appunto dalla società. Sappiamo che Garmin è leader mondiale nei navigatori, nelle applicazioni per navigazione e quant'altro, ma che già l'anno scorso e soprattutto alla fiera di febbraio appunto del Mobile World Congress aveva presentato un dispositivo nuovo, sempre dedicato all'attività fisica, in quel caso era il VivoFit. Quest'oggi invece ci soffermiamo a parlare del Vivo Smart. Dandogli un attimo un'occhiata, come potete vedere rispetto al modello precedente, se avete avuto modo di provarlo o comunque di guardarlo in foto, è sicuramente più fino, più leggero e soprattutto acquista delle particolarità che la versione precedente non aveva. Partendo dal lato estetico, guardandolo, come potete vedere sembra un normalissimo cinturino di gomma. Infatti non ci sono parti scoperte, non ci sono slot micro USB per la ricarica o quant'altro, ma tutto avviene con dei pin posti qui nella parte appunto inferiore. Facendo due rapidi colpi sullo schermo, appare appunto quello che è uno schermo OLED, che appunto serve per mostrarci tutto quello che avviene durante la nostra giornata appunto e potendolo controllare il nostro polso. Quindi mentre nella versione precedente avevamo un piccolo schermo LCD, questa volta abbiamo un piccolo schermo OLED. Tra le altre cose, tra le particolarità più importanti di questa smartband, perché la possiamo tranquillamente chiamare così, c'è una resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità, per cui diciamo anche una tipologia di resistenza molto più estrema rispetto alle normali certificazioni che siamo abituati a vedere negli ultimi tempi di un metro e mezzo per solamente mezz'ora. Ribadendo comunque il concetto di prima, con due colpi accendiamo lo schermo e possiamo vedere, come per esempio in questo caso, quanti passi abbiamo fatto, possiamo vedere l'orario, possiamo vedere gli SMS, adesso cliccando ci dirà che non c'è una connessione Bluetooth, eccola qui. Proprio perché appunto non siamo connessi con questo braccialetto. Su questa schermata possiamo controllare la riproduzione musicale, i chilometri fatti, qui non so bene, queste sono le calorie, scusate, e questo qui è l'obiettivo giornaliero che noi ci siamo imposti, ecco qui altre funzionalità. Quindi c'è un'applicazione specifica appunto da scaricare sul nostro smartphone per gestire, come avviene con molti altri dispositivi, appunto il braccialetto. Funziona ovviamente anche quando non è collegato tramite Bluetooth, continua a tracciare tranquillamente ogni nostro spostamento, ogni nostra attività fisica. C'è però il plus collegandolo con il nostro smartphone, tablet tramite Bluetooth, che possiamo controllare in diretta appunto le notifiche che ci arrivano, quindi gli SMS, le chiamate e quant'altro. Quindi per chi ama sì gestire e controllare la propria attività fisica, ma comunque vuole sfruttare un dispositivo di questa tipologia anche per essere avvertiti e per essere notificati direttamente al proprio polso, sicuramente può essere appunto un'alternativa valida. C'è da considerare anche il fatto che ha una portata del Bluetooth molto potente rispetto ad altri competitors, perché se solitamente ci troviamo intorno ai 10 metri di distanza massima, in questo caso arriviamo fino a 20, e fino a 20 è anche possibile ricercare il nostro smartphone se è collegato appunto al braccialetto e non lo troviamo, quindi possiamo farlo suonare per trovarlo grazie ad una notifica. L'unica, secondo me, nota dolente che mi sento di trovare in questo dispositivo, che comunque non mi sem cioè, non mi ha colvi non mi ha colpito particolarmente, ma comunque ha delle particolarità e delle caratteristiche sicuramente interessanti, è forse il prezzo, che è di 169 euro senza IVA. Ovviamente ancora non è arrivato sul mercato, quindi poi ci potranno essere dei cambiamenti, ma attualmente qui abbiamo scritto 169 euro senza IVA e 199 con IVA nel mercato tedesco, quindi può essere che in Italia arriverà ad un prezzo maggiore. Per cui ecco, questa forse è l'unica cosa che ci sentiamo un pochino di rimproverare a Garmin, forse. Comunque per ora è tutto, per readball.com, Carlo Maria Fabianelli.